Perché allora andiamo nello spazio? Perché investire tempo, soldi e risorse in qualcosa che non sappiamo se esiste e se anche esistesse non potremmo mai raggiungere? E quindi stasera sono qua con voi per cercare di rispondere insieme a voi a questa domanda. E nel farlo voglio portare alla vostra attenzione tre commenti, tre obiezioni, se vogliamo, che sono quelle che mi vengono fatte più spesso sotto i miei video sui social. E queste tre obiezioni, questi tre commenti, hanno a che fare con gli spaghetti, il brindisi di Capodanno e la bomba atomica. Fermi, fermi, non sono qua per farvi vedere il mio TEDx, sono qua per farvi vedere quello che non avete visto. Forse così 16. Vabbè, concedetemi un po' di ansietta, concedetemi un po' di paura. Allora, io sono un ingegnere aerospaziale, ho studiato all'Università di Bologna e ho conseguito un master in aerodinamica e propulsione all'estero negli Stati Uniti, se vuoi mettere la generica. E poi dopo bella la cosa della NASA, assolutamente, dal 2020 offro di più. Guardate il puntino, lo vedete? Tutti? Ti aiuto io, Quello. Sapete cos'è? Ve lo dico io. È la Terra. Siamo noi, è qui. Allora, raga, appena finite le prove, il palco è stupendo, la vista del teatro è veramente meravigliosa, sono molto in ansia, c'è un teatro incredibile, cioè la mia città poi, figuratevi, già solo le prove avevo la gola secca, mi ho iniziato a sudare, è incredibile. Non so come andrà stasera, però le prove sono andate secondo me molto bene, cioè sono carico, non vedo l'ora di vivere l'esperienza. Sto sudando come un matto, cercando di calmarmi, ma sono stranervoso. Si sente l'ansietta, paura di non ricordarmi niente, di scordarmi tutto. Sono straconcentrato, cioè sono proprio tipo cercando di pensare solo a quello 100%, di non distrarmi. C'è una vita che sognavo di fare un TED, quindi lo sento bene, ci ho messo un sacco a prepararlo, ci ho messo 3 mesi. Quasi a preparare tutto il discorso, le slide, ho cercato di curare tutto nei minimi dettagli, quindi oggi ovviamente che devo andare lì e dirlo, è un'occasione, dirlo tutto bene, perfetto. Non vedo l'ora di vivere l'esperienza, è un'ansia positiva, cioè non vedo l'ora proprio di essere sul palco e godermi anche l'ansia in qualche modo, però adesso si sente il pre-show. Meno 30 minuti come Astro Victor. Meno 30 minuti. Me ne ero accorto che mancassero 30 minuti. Astro Victor è carico, con i battiti a 180, pressione bassa, calo glicemico, un po' tutto. Bocca un po' secca. Non lo so, sono carico, cioè ho stravoglia di farlo, però sono anche in ansia e spero che l'ansia non mi freghi. Paura che mi freghi l'ansia, ecco. Però sono carico, poi non riesco a vedere quanta gente c'è in teatro, quindi questa cosa mi dà troppo fastidio perché lo vedrò appena salirò e sarà un impatto.
Guardate quel puntino. Lo vedete? In fondo? Vi aiuto io. Eccolo. Sapete cos'è? Ve lo dico io. È la Terra. È qui. Siamo noi. Su quel piccolo granellino azzurro, ogni persona che amate, ogni persona che conoscete, ogni persona anche solo di cui avete sentito parlare, ogni essere umano che sia mai esistito, ha vissuto la propria vita. Ora, io non so se è vero che siamo veramente solo il frutto di una fluttuazione cosmica casuale o se invece c'è un motivo più profondo per l'esistenza. Ma una cosa la so. Che siamo, letteralmente, figli delle stelle. E se c'è una risposta a tutte queste domande, è fra le stelle che dobbiamo cercarla. Grazie. Cioè, sto ancora tremando, raga, bellissimo, figata pazzesca, sono stracontento. Mi sono impapinato un paio di volte, quello mi sta un po' sulle scatole, però quasi perfetto secondo me. Cioè, io mi sono divertito un mucchio, è stato stupendo parlare di queste cose davanti alle persone. Guarda, non torno in regione, di farei un altro. Sono ancora adrenalinico, quindi sembro un matto, faccio un bazzo. Mamma mia, ho pestato come un animale. Tra l'altro semi standing ovation, quindi ecco, qualcuno si è alzato in piedi, vero? Qualcuno si è alzato in piedi e stava per farlo, per cui tanta roba, ecco. Bro, ah, io l'applauso me lo sono preso tutto, sono stato lì a prendermelo tutto. Merda, spezzando, sì. Andiamo a prendere un hamburger? Andiamo. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video, questa è stata la mia esperienza al TEDx di Ferrara. Come avete visto ero veramente mega agitato, non ci stavo veramente più dentro. Questo perché chiaramente ci tenevo molto a fare un bel discorso. Ci ho lavorato tantissimo, è stato un processo molto molto lungo. Alla fine penso di aver portato la mia idea di esplorazione spaziale in maniera abbastanza chiara. Sono stato molto soddisfatto di come è venuto il discorso, lo sento molto mio, quindi secondo me è andata molto bene e io comunque personalmente sono soddisfatto a prescindere. Durante la fase di scrittura ho cambiato strada più volte perché sapevo perfettamente cosa avrei voluto dire, però dirlo poi in una maniera che potesse arrivare alle persone non è stato per niente facile. Ho cambiato davvero strada diverse volte, ho cercato di trovare un determinato tipo di narrazione, poi dopo non mi piaceva, ne ho provato a trovare un altro, fino a che non mi è venuta l'illuminazione di utilizzare i commenti che leggo sui social. Questo perché ho pensato, se così tante persone mi scrivono queste cose, vuol dire che molto probabilmente anche fra le persone che saranno presenti in teatro ci sarà qualcuno che si chiede esattamente le stesse cose. E quindi per me è stato un modo per agganciare, se vogliamo, le persone presenti. Non solo questo, ma anche per sfatare diversi miti sull'esplorazione spaziale. E vi giuro, raga, per me è stata un'esperienza veramente molto bella. Non solo per il fatto di fare lo speech in sé, quindi di scriverlo, di correggerlo, di trovare il modo migliore per dire una cosa piuttosto che un'altra, ma anche per l'ambiente che si è creato intorno. Il weekend che è girato attorno al TEDx è stato veramente stupendo, circondato da persone incredibili. Tutto il team del TEDx di Ferrara si è impegnato veramente al massimo e ha messo su un evento, devo dire, non banale. Non solo questo, ma mi hanno seguito proprio dall'inizio fino alla fine e hanno contribuito a rendere l'esperienza bella com'è stata. Non vi dico neanche, raga, l'ansia che avevo prima di salire sul palco, perché ovviamente potete immaginarla. E prima che toccasse a me ero lì dietro le quinte che camminavo avanti e indietro. Quando stava per annunciare il mio nome Carolina stavo saltellando cercando di darmi un pochino di carica, infatti se vedete poi entro spedito praticamente correndo. E poi quando ho cominciato c'era un problema col microfono e quindi già lì panico totale. Però a parte quello, quando ho cominciato poi sono andato dritto.
È come se l'ansia fosse sparita e stavo solamente raccontando una cosa che mi appassiona. E vedere le persone che erano prese dal racconto, si sono anche fatte magari una risata, una piccola battuta, insomma, che erano coinvolte, per me è stato quasi commovente. Non avevo mai parlato a un pubblico così grande, cioè c'erano quasi 700 persone in teatro, quindi parliamo veramente di tanta gente, almeno per me. E quindi ovviamente c'era l'ansia di avere questo pubblico enorme davanti, l'ansia di dover ricordare tutte le parti del discorso, perché comunque un discorso di quasi 18 minuti può sembrare semplice, ma bisogna anche ricordarselo bene, soprattutto quando hai dei limiti di tempo. Insomma, mettendo insieme tutte queste cose, c'erano gli ingredienti perfetti per una performance con l'ansia a mille. E ripeto, invece, quando sono salito sul palco è stata completamente diversa la sensazione. Ho cominciato a parlare e poi sono andato via spedito. Mi sono impapinato un paio di volte perché avevo praticamente la bocca secca dall'ansia. Non so neanche come abbia fatto a parlare in realtà. Però a parte quello, alla fine mi sono preso un bel applauso, veramente tanta soddisfazione. Ed è stato anche quello molto, molto commovente quasi. Ho percepito da quell'applauso che le persone mi hanno ascoltato e hanno capito quello che stavo cercando di comunicare. È un'esperienza che sicuramente mi porterò dietro per tutta la vita e che ricorderò negli anni, e sono veramente felice di averla fatta. Per questo devo anche ringraziare tutti i ragazzi che mi hanno permesso di farla, da Marco che ha organizzato tutto quanto l'evento, tutte le persone che hanno collaborato con lui per organizzare al meglio l'evento in sé, ma soprattutto devo fare un grande ringraziamento a Gregorio, che è stata la persona che mi ha trascinato dentro questa esperienza, che ha voluto che partecipassi e che quindi mi ha dato la possibilità di portare sul palco la mia idea di spazio. A tutte queste persone voglio dare un grandissimo e fortissimo abbraccio, perché oltre ad aver organizzato un evento coi fiocchi sono state anche delle persone meravigliose che sono felicissimo di aver conosciuto. Detto questo, ragazzi, se non avete ancora visto il mio discorso, ovviamente vi lascio il link in descrizione, se vi fa piacere andatelo a vedere, e ovviamente ditemi cosa ne pensate. Nel frattempo io vi mando un grosso bacio, qua è Victor, passo e chiudo, e noi ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Ciao!